Questa invece è la zona vendita. Questa qui è la zona vendita, questo è lo showroom, quello che noi chiamiamo showroom. Uh-huh. Ah, che è un po' la linea al posto d'onore. Perché come spiegheremo, tostiamo ancora legno, il metodo di combustione ancora più da legno. Tutte le vecchie macchinette, che bello. Questo è un po' quello che resta di quello che i nostri antichi buttavano, perché li consideravano cose vecchie, ma insomma che invece per me sono appassionato un po' di questi oggetti. E questi grandi contenitori? Questi sono i silos che oggi teniamo dovendo ospitare le persone, diciamo insomma poi una mole più di persone, non la solita clientela che ben dire, perché diciamo il locale è piccolo, quindi sicuramente aumenterà la temperatura e l'umidità, il caffè soffre un po' questi sbalzi, allora abbiamo svuotati in maniera tale insomma che poi dopo quella qualità non possa perdere l'aroma, deve rimanere inalterata e possa essere alterata. Queste poi sono particolarissime, queste bottiglie di strega, no? Queste quattro, ce n'era una quarta. Quando mio nonno con mia nonna, la signora Maria, giovanissimi, parliamo nel 35 la sua licenza, parliamo degli anni 40, 41 insomma, si divisero dal fratello Antonino Marischi. Allora il fratello gli mise un out, disse: vabbè, tu ti vuoi dividere con tua moglie, è giusto che facciate la vostra strega, tu che cosa vuoi, un camion per poter fare commerciare o il negozio di via Casarosa, no? Che tutti certo, come il no? Negozio di via Casarosa con... E mio nonno disse: il camion. No, torno a casa, perché hanno sempre comandato le donne a casa Marischi. Disse mio nonno: ma tu sei stupido, un camion che cosa ci può servire? Mia nonna riteneva probabilmente che il fratello di mio nonno gli avrebbe lasciato qualcosa nel negozio. Allora ho deciso di prendere il negozio. Questo negozio, purtroppo mio zio tolse tutte le cose sue e rimase praticamente lui. Aveva conservato solo per una dimenticanza sopra allo stipetto praticamente queste quattro bottiglie streghe. Mio nonno diceva sempre: io ho iniziato con queste quattro streghe, con queste quattro sono arrivate in tre, cioè una, io dico sempre erano quattro, io ho iniziato con tre, quindi con qualcosa, perché poi c'è una vicenda familiare particolare insomma, che tralasciamo, ci siamo poi divisi. Allora è bello, questo è il testimone di questa favola che i miei nonni mi hanno tramandato. Però per me rappresenta realmente la bandiera da difendere, no? Quando l'esercito deve difendere la postazione, quelle sono come questo tavolo. Il tuo baluardo. Questo tavolo è il tavolo che teniamo a Casarosa, quindi abbiamo ripristinato un po' tutto quello che ha un senso, che dà un senso alla nostra storia, come quei silos piccolini, come la macchia, cioè tutte queste. Questa è la chiave di Casarosa, del locale di Casarosa. Che per noi, adesso la mettiamo qui in bella musica, che questo è stato il regalo di mio nonno dei 18 anni, quasi a. Un passaggio di testimone. Vediamo qui, così tutti la potranno vedere. Questa è la bilancia. Noi abbiamo cercato di dare un po' un senso al nostro lavoro. Allora il profumo viene fuori da questa macchina? Questa macchina è perfettamente funzionante, solo perché è invenzionata bene l'archeologia industriale, l'abbiamo ristrutturata, messa su e quindi diciamo, adesso ci sta il nuovo impianto, che è praticamente il gemello di questo. Questa è una 60 kg Birch, questo fu fatto, questo brevetto per la loro sperimentale caffè delle colonie, no? Nel periodo della guerra, a 40 anni, insomma, dopo il ventennio fascista, rimase questa macchina in dotazione alla mia famiglia, che è una fabbrica che ancora esiste tra Battoni Farina e di Lecco. Io con loro ho grandi rapporti, proprio di consigli per come mettere su queste macchine, ed è un gioiellino perché tiene una fornace ancora a legno, il forno è completamente diaffrattato, insomma, quindi il cilindro, abbiamo solo cambiato il cilindro data l'usura, ma è praticamente tutto dell'epoca.